Oggi è giorno di elezioni. È un grande rimpianto e vorrei molto poter essere un cittadino di Piacenza perché finalmente ho trovato il mio candidato. E lo dico sul serio, insomma. Vorrei essere per un giorno almeno cittadino di Piacenza per poter votare Torre come sindaco, perché finalmente c'è qualcuno che ha delle idee chiare e un programma che mi sento assolutamente di condividere. Il sindaco Torre è un sindaco geniale, secondo me. Lo chiamo già sindaco perché sono sicuro che vincerà le elezioni. Un programma così ha un'attrazione irresistibile e soprattutto è fattibile almeno come tutti gli altri. Visto che dobbiamo andare sul grande, visto che possiamo chiedere e sperare, l'abbiamo fatto per il Ponte di Messina, l'abbiamo fatto per la Torino-Lione. Insomma, se dobbiamo sperare, perché? Se dobbiamo avere fiducia, perché non dobbiamo puntare in alto? Perché dobbiamo limitarci a piccoli obiettivi? E allora, tenendo conto anche dell'enorme potere che i sindaci raccolgono nelle loro mani e quindi questo potere di poter cambiare decisamente la nostra vita, liberi da qualsiasi legame, hanno questo enorme potere svincolato da tutto. Tenendo conto di tutte queste potenzialità che i sindaci raccolgono nelle loro mani e di tutto quello che riescono a promettere, rispetto a un basso profilo delle promesse degli altri candidati, io decisamente mi affiderei all'alto profilo delle promesse del sindaco Torre. Cosa ci promette? Ci promette intanto una via fluviale che possa rimuovere il traffico dalla città. Ci promette un vulcano. E questa idea del vulcano, se ci pensate bene, è assolutamente straordinaria. Un vulcano inceneritore, un vulcano che ci può permettere di andare a sciare d'inverno, un vulcano che poi non sarebbe nocivo perché, tra le altre cose, insomma, il sindaco Torre si promette anche che farà un decreto e in questo decreto provvederà che non si muoia più e quindi il vulcano potrà essere decisamente neutralizzato nei suoi effetti nocivi, quindi soltanto effetti positivi, favorevoli, smaltimento dei rifiuti, inceneritore senza impatto ambientale. E poi montagna, insomma montagna che dà l'ombra, che permette lo sci invernale e così via. Insomma, bellissimo programma. Programma che comprende poi tutte le possibili evenienze, la felicità anche per i vecchi, insomma, in questo paese che invecchia, Viagra gratis per tutti, insomma, mi pare un'idea straordinaria. Ma io suggerirei anche al sindaco Torre, come dire, di fare un decreto anche che prolunghi la potenza, quindi magari senza bisogno di ricorrere al Viagra, insomma, no? Per gli ultra 55 anni, insomma, visto che questi saranno destinati a vivere 700 anni perlomeno. Quindi bellissimo programma, credibile, perché come tutti i programmi di tutti gli altri sindaci, insomma, noi dobbiamo credere, insomma, quando ci promettono queste grandi cose che faranno, sicuramente noi dobbiamo prestare fede alle promesse, anche perché vengono come dire, da degli stati generali dove si raccolgono democraticamente tutte le idee dei cittadini, tutte le proposte e quindi ciascuno mette il suo. Finalmente ci siamo liberati da questi partiti, no? Finalmente le liste sono costituite da liste civiche e quindi i partiti con i loro strumenti oppressivi di potere, che poi, insomma, prevedevano anche, come dire, una rete, un'organizzazione che aveva una base, poi un vertice che poi andava, diciamo, a uniformare un po' le decisioni, no? Che partivano dal basso e che poi salivano e potevano trovare anche una
corrispondenza a livello centrale. Invece no, insomma, adesso siamo finalmente liberi e quindi anche quello che si decide dal basso localmente potrà essere subito fatto, svincolati da qualsiasi altro legame. Quindi non ci interessa, insomma, no, se la testa pensa una cosa e se poi il dito mignolo ne fa un'altra. Questa è una bellissima cosa perché è un effetto della libertà e della democrazia. Quindi, insomma, in questi stati generali in cui queste liste si aggregano, viene deciso il programma, insomma, no? E allora le liste poi diventano anche tante, sto pensando anche a dei piccoli comuni di meno di 20.000 abitanti, in cui, insomma, abbiamo qualcosa come 7 candidati sindaci, ma che raccolgono poi qualcosa come più di 20 liste, insomma, no? E in ogni lista poi si propongono anche tanti candidati, no? Perché poi ogni lista ha bisogno di avere anche la sua famiglia allargata, quindi insomma, no, è bello, no? È democratico, insomma, mettere dentro tutti, in modo tale che tutti possano proporsi finalmente di fare l'amministratore, insomma, no? Soprattutto quelli che per loro fortuna non hanno mai avuto occasione di gestire, insomma, no? Come dire, di avere a che fare con problemi amministrativi, insomma. Finalmente anche questi potranno sbizzarrirsi e dare un libero sfogo alle loro idee, sicuramente innovative, e sicuramente destinati a portare un enorme contributo nello sviluppo della vita democratica, di quella che sarà l'amministrazione che uscirà da queste elezioni per questi comuni. Quindi una bellissima prova di democrazia, che tra l'altro, insomma, prevede la partecipazione anche come candidati di quasi metà di interi paesi, insomma, no? Quindi ci saranno delle votazioni in cui, diciamo, quasi la metà della popolazione si troverà ad essere candidata. Poi l'altra metà saranno più o meno i familiari di questi candidati, che potranno liberamente scegliere se dare il voto al loro parente oppure no. E quindi questo enorme slancio, questa aspirazione, questo anelito di democrazia e di creatività che nasce proprio dal basso e dal fatto di trovarsi in maniera disinteressata, rispetto a quella che era la logica, antidemocratica, insomma, dei partiti tradizionali. Queste persone sono estremamente libere ed estremamente disinteressate e infatti, come dire, non si propongono nessun obiettivo che abbia poi un riscontro personale, insomma, al massimo cosa potranno avere? Insomma, non so, uno stipendio da sindaco, uno stipendio da assessore e magari un gettone di presenza da consigliere, insomma, poca cosa, però, insomma, magari nell'economia familiare di una piccola famiglia anche quel gettone di presenza potrebbe essere già una piccola risorsa in più, tanto alla fine, insomma, alzare la mano, cosa costa, insomma, no? Anche perché dietro non c'è più, insomma, no? Quella retorica sovrabbondante, presenza, condizionamento del partito. Insomma, tu sei libero di alzare la mano quando ti pare, per cosa ti pare, tanto a chi devi rispondere, no? Sei un comitato civico, insomma, programmi, poi, insomma, dai, insomma. Ci abbiamo messo un po' di tutti, no? I programmi di destra, di sinistra, sono tutti uguali, no? E quindi, insomma, che in realtà, no? Che impegno hai, insomma, no? Perché ti proponi come amministratore? Cosa ti fa prenderti questa rogna di andare ad amministrare il comune? Ah no, è l'idea, insomma, è la bellezza, la creatività, insomma, adesso si può essere molto creativi, no? Si può essere molto creativi, ci si presenta in tanti e si crea, e allora ben venga, insomma, ben venga in questa libertà, in questa creatività, insomma, ben venga il sindaco Torre, il quale perlomeno, diciamo così, ha il coraggio delle idee.
e ha il coraggio di rendere credibili le sue idee, tanto credibili che sono diverse da quelle di tutti gli altri. E proprio in questa diversità sta il suo stile, sta la sua. Cioè, lui ha capito che le idee di tutti gli altri sono talmente diverse nella loro diversità che poi diventano sempre tutte uguali, no? Allora ha detto, ma perché non facciamo una cosa veramente diversa? E per essere veramente diversa, deve essere credibile perché incredibile. Sembra un gioco di parole, ma se ci pensiamo bene, no? In questo mondo è diventato tutto credibile. Si può dire quello che si vuole, basta fare un bello slogan, un bel volantino, un bel santino, una bella immagine, una bella presenza televisiva e dire che sì. E tutti ti credono, no? Ma insomma, però chi ha la mia età, insomma, queste cose le sente dire da 50 anni, insomma, no? E poi vede, no? Nella realtà cosa si trova di fronte, cosa succede, no? Esperienza, insomma, no? Questi personaggi che sono passati, il ponte sullo stretto, insomma, vede, no? Chi ne parla più del ponte sullo stretto? E poi, cos'è successo? Come è andata a finire? Quanto è costato quell'opera meravigliosa a parole? Quindi vede, insomma, no? Ma, e invece questa è gente nuova, no? È gente nuova e può dire tutto quello che vuole. Nel nuovo c'è spazio per tutto, solo che è così nuova che alla fine le idee innovatrici, quelle sono, mica possono andare tanto distante, quindi si trovano tutti là ingessati a dire tutti la stessa cosa, no? E allora come si può essere diversi? Si può essere diversi soltanto se si rende credibile quello che non può essere credibile, no. Insomma, questo sindaco Torre che ci dice che farà un decreto che ci renderà tutti quasi immortali, insomma, perlomeno ci farà vivere 700 anni, insomma. Diciamo che ha il coraggio delle idee, perché lui almeno dice una cosa che di per sé è incredibile, e proprio perché è incredibile noi la apprezziamo, perché gli altri dicono delle cose incredibili con la pretesa di essere credibili, mentre lui no. Lui dice delle cose incredibili con la consapevolezza, e le butta incredibili proprio, no? Il vulcano, insomma, il bacino fluviale, no? Che passerà dentro la città, insomma, no? E abolirà il traffico, insomma. Perché è consapevole che non sono credibili, ma è proprio la forza del paradosso, la satira, no? Che rende interessante il suo essere sindaco, perché ormai tutto diventa credibile in questo mondo, quasi riesce a far diventare credibile l'incredibile. O perlomeno, insomma, ci rendiamo conto che, o ci fa ragionare a questo punto, sugli appagliacciata che sono diventate queste esibizioni di falsa democrazia, in cui ognuno la pensa a modo suo e ognuno si mette cercando di vincere le elezioni dando i messaggi che vuole lui, magari con le feste, magari così, insomma. E chi vince poi alla fine? Chi è più forte mediaticamente? Chi riesce a usare meglio degli strumenti di propaganda? Ma dietro la propaganda cosa ci sta? Ben poco di sostanza. E allora, se proprio dobbiamo fare propaganda, meglio fare una propaganda dell'incredibile. Anche perché mi piacerà vedere, insomma, il sindaco Torre poi, no? Una volta eletto sindaco, secondo me qua c'è anche la sua furbizia e per questo io lo voterò. Lo voterò da casa mia qui, perché non ho provato, ma non mi danno la cittadinanza per un giorno a Piacenza. Ma perché quando lui avrà fatto passare questa lista poi, e sarà diventato sindaco, in realtà lui è riuscito a dare un programma che non è un programma, perché è chiaro che il suo programma no, non potrà essere realizzato e quindi non avrà la responsabilità di non realizzarlo. A quel punto avrà mano libera e potrà fare quello che vuole del comune, insomma. E questa è anche una bella pensata, insomma, no? Il modo migliore per avere mano libera, una volta eletto e sarà eletto, sarà quello di
Gli aveva promesso chiaramente l'impossibile, ma dietro l'impossibile ci sarà il reale. E allora questo reale potrà essere gestito senza dover avere nessun vincolo di responsabilità con nessuno. Ed è una bella cosa. È una bella cosa, una bella invenzione della politica di adesso, insomma, del nuovo concetto di democrazia, finalmente svincolato dalle vecchie strutture dei partiti, così rigide, insomma, no? Per cui diventa un punto di forza, un punto d'onore per una lista adesso dire non siamo condizionati, non siamo apartitici. Essere apartitici è diventato un punto di merito. Una volta era quasi un punto di disonore. Quindi libertà, libertà delle idee. Ed è interessante come più si restringono gli spazi democratici, meno è il potere decisionale, più riusciamo a sentirci liberi. Liberi di non decidere poi alla fine, no? Liberi di essere condizionati da scelte che hanno già fatto gli altri, insomma, o da poteri che sono al di là, che sono oltre, che comunque non possiamo controllare, che ci controllano, ma noi ci sentiamo liberi, democraticamente liberi, perché non apparteniamo e perché ci illudiamo di poter decidere e quindi tanto più le nostre ambizioni, i nostri propositi sono alti e sono impossibili, tanto più diventano credibili e tanto più probabilmente la gente li voterà. Ed è per questo che io sono convinto che il popolo di Piacenza voterà per il sindaco Torre. Un saluto e buone elezioni.